What is love? Love and love you. Ho deciso di fare questa live anche per un motivo preciso, ovvero mi voglio costringere a fare qualcosa, voglio disegnare. Se continuo così finisce che passo il tempo giocando a LOL senza combinare niente, e quindi magari la live mi costringe a disegnare come un pazzo, disegnare baby, yeah. Ho aperto una votazione per il SuperTuber, che tra l'altro vi dico che il vincitore della votazione è il Trono del Muori, di cui non so niente, quindi dovrei andare a informarmi. E come si chiama sto film, graphic novel, fumetto, pezzi di carta disegnati e poi uniti insieme? Di Perbesfondo, per vendetta. Questo film, tratto dal... Mi ha fatto sorridere quella battuta. Fa video micidialmente lunghi. Ogni quanto pubblica. Uno di quelli che ci mette tanto, tanto impegno. Felice che vadano ancora video del genere. È famoso per fare riassunti che durano più delle cose che riassume. Ok, più o meno abbiamo chiaro il personaggio. Cattivo, ha vinto cattivo. Avremo il Trono del Muori come Shinigami, signori. Vabbè, ma c'è il Cyber Monday. Avete comprato tutto il Cyber Monday? Ah, certo, mi hanno pagato lo stipendio, quindi ho comprato sul Cyber Monday. Cyber Monday dov'è, scusa? Su Steam? Su Amazon. Amazon? Dopo il Black Friday, il giorno dopo c'è il Cyber Monday. Che bello quando il Black Friday era effettivamente di Friday. Signori, io qui ho un problema con sti piedi. Non glieli fare, fallo sospeso, fluttuante. Falli ricoperti di nebbia. Ho risolto, guarda Kachunken, c'ho una ruota. Wow, come Metacon. Ma dici che ci stanno bene anche tipo sorta di toppe? Cioè, perché sopra vedo che è tutto in armatura, se sotto è vestito di toppe sembra un set misto di un gioco di ruolo. Va a scuola e i bulli lo pestano. E dai ragazzi, la mia famiglia è povera. Senti, ma se ci appendiamo delle orecchie collezionate? C'è un dente. Un altro dente. Non stai contando l'altro. Un altro dente. Sì, una testa appesa dove però? Come si appoggia? La cintura con una corda. Dico, presente The Witcher che te ne ha la cosa del grifone? Esatto. Sì, ma piccole teste magari. Sì, no, tipo una testa umana. Sai tipo le teste umane però tipo prosciugate? Tipo... E ciccata? Tutte risucchiate, no? Potresti fare la tua testa essiccata. Potresti fare un set di coltelli, è vero? Tipo sì, Miracle Blade. Stavo pensando la stessa cosa. E a fianco la testa di Chef Tony. Il Death non t'ha peso come Ryuk. Tanto se vabbè, facciamo cosa peso, effettivamente. Vabbè, ma sì, allora facciamo ispirato un bel tascone, no? Sì. Cosa facciamo? Disegniamo direttamente Ryuk. Un bel allora, tascone? Aspetta, dove si porta il righello? Con le matite, perché lui va anche a scuola, no? Però tiene tutto nel tascone. Mi diverte molto. Cantare così, come un vero uomo, o con bambino idiota, mi tocco e mi sulletti col prepuzio. Oh, 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 attenzione. Invece che ne pensi di Kasumire? Ma di chi stai parlando, Kachugen? Dopo quante ore riuscirò a finire Persona 5 Royale? Guarda, se proprio vai di fretta, un'ottantina. Se proprio salti mille robe. Continuerai a fare i supatuba? Dipende. Dipende come va questo e come va la voglia di vivere di Peo. Esatto. Cioè, quello che forse a molte persone non è chiaro, uno youtuber, se così mi voglio chiamare, non è tanto soddisfatto solo dal numero delle views. Sono molto soddisfatto se vedo una risposta molto positiva. Ero molto preso bene a fare video competitivi di Pokémon all'epoca, perché su Instagram, su ovunque venivo bombardato, dai cazzo continua, che figata, usi Pokémon che ti piacciono, non il meta, adesso anch'io sono entrato nel competitivo grazie a te, robe del genere. Allora mi prende tanto bene. E lì parlavamo di visualizzazioni decenti, perché eravamo intorno alle 18.000-20.000, non parliamo intorno alle 70.000 o chissà che, però era comunque molto soddisfacente. E quindi voglio vedere come va questo, se qualcosa che può prendere bene o far prendere bene tante persone, vedere tanti commenti, tanti mi piace, tante richieste, tante più votazioni, tante più presenze qui su Twitch nel frattempo che li elaboriamo, perché ho intenzione di farli tutti qua, quello sicuramente mi aiuta a portarli avanti. Quindi potrebbe essere un SuperTuber Season 2? Sì. Le cose lo capiremo da come andrà il primo video, dalla risposta al primo video.
E soprattutto qui anche il bello del SuperTuber, che in qualche modo raggiungevano sempre il diretto interessato, no? Qui che ti aspetti che MrBeast ti lascia il commento? I don't think so, bro. Oh, io leggo le domande della chat, cosa vuoi da me? Bro, allora, non partire così prevenuto, stai calmo. Io non sono prevenuto, io sono pre... Non lo so, quel silenzio imbarazzante che si crea quando cerchi di fare una battuta ma non ti viene. Chissà se soltanto avessi potuto assumere qualcuno di più simpatico, anche se ancora tecnicamente non sei assunto. Sì, io lavoro in nero, infatti. Tutto questo no, tempo, non è vero. No, non nel è vero. Senso, nero perché sono nero, anche se non è vero. Ma... tu sei nero ma per scelta, sai, tipo, che ne so, quei programmi alla, su Real sì, Time, sì, sì, tipo sono nera, tipo... come nera in realtà è una ragazza bianca e bionda. Che noia, fai un po' di vivacità. Anvedico è figa. Pa, pa, pa. Calcio, porta, pallone dentro la porta. Sulle mani per pallone in porta. E ora la pubblicità, torniamo tra poco da comicità per italiano medio. Utente figa, pallone in porta. Macchinone, boh. Ce la smettiamo. Ho tutto rispetto per gli italiani, per l'italiano medio. Su quello che non merita rispetto, no? Che non merita rispetto. E che non rispetta noi. L'italiano medio non merita rispetto perché l'italiano medio è un boomer che guarda la D'Urso. Salutiamo Barbara D'Urso che sicuramente ci sta guardando in questo momento. Barbara, ti guardo da quando eri bambina. D'Urso. More like Barba D'Urso. Perché mi annoia. Ok. Mettiamo un bel video di quelli rilassanti del giapponese che fetta il tonno nel frattempo che io faccio la pausa, perché non c'è nulla di più rilassante. Io ci vado a dormire con questi video, signore. Io ci vado a dormire, è bellissimo. Che perché roba. Peo si parla di filosofia, perché Peo è come Morty, cioè, allora, io sono Rick e Peo è Morty. Peo serve per si è arrivato il mister. Sì, va a cagare, arriva a cagare. Serve per emanare stupidità così nasconde le Kachuken, è finito il momento di intrattenimento con il signor Kachuken. Signori, si conclude così un pomeriggio di disegno con il vostro zio Peo di quartiere, sulle mani per zio Peo di quartiere, sulle mani per Kachuken, l'uomo che carezzava i pancini. Kachuken, cosa hai da dire tu alla chat per salutarli? Se i vecchietti vi fissano, fissateli finché non distolgono lo sguardo. Esatto, esatto, picchiateli anche. O se vedete un vecchietto che si appoggia molto al bastone, datelo un calcetto al bastone, vedete che succede. Un scherzo epico. Un scherzo epico, scherzo. Devi iniziare a fare live un po' più frequentemente. Lo rifai? Inoltre, sarebbe decisamente un bonus se... registrasse persona 3. Oddio, ma lo fai identico. Come fai a essere così bravo a imitare il preside? È questione di avere la giusta dose di muco in gola, la giusta dose di catarro, che fa schifo come parola, ma qualcuno deve pur farlo, deve sentirla. Qualcuno deve pur averlo, il catarro. Signore, lei mi sta prendendo in giro? Guardi che io, se salgo su un balcone, lo sa quanti danni che faccio? No, signor preside, no! Basta che faccio la duck face. No! Aspetta, è una citazione, perché io non lo guardo il collegio? No, è perché è una Mussolini. Citazione molto ampia. Ah, ok. Sì, siamo su Twitch. È una citazione storica, sì, da un pezzo. Oh no, mi dissocio, niente Mussolini, no. Adori Mussolini? No! Io lo devo dire io, signor Peoli. Peoli? Simon, tu che trapasserai... Ciao Giulia, tu che trapasserai le nuvole con la tua trivella, come che diceva Camina? Sfonderai i cieli con la tua trivella. Sfonderai i cieli con la tua trivella. Io sai che cosa sfondo, non te lo dico.
Giulio, oggi già ci hai spiegato perché sei stato assente, no? Però io ultimamente sto avendo tue notizie ogni due giorni. Cosa sta succedendo? Boh, non lo so. Ma non è vero, abbiamo fatto l'albero insieme l'altro giorno. Due giorni fa, come ho detto. Ieri, che cosa hai fatto tutto il giorno? Ieri, non lo so, non mi ricordo neanche io cosa ho fatto ieri. Sono andato a fare la spesa, sono andato a cercare le lucine per l'albero di Natale. Quindi ci hai volutamente non cagato? No, non sono stato molto a casa. E dove sei stato? Ma l'ho appena detto! mamma mia! Nelle feste del Covid sei stato? A fare agglomerati sociali, come si dice? No, sono stato a fare la spesa. Sai che domani c'è il ponte, per 4 giorni i supermercati sono chiusi, 3-4 giorni. No, non ho capito, da domani incluso? Sì. Ok signori, yeah. Io morirò in 4 giorni. Ora no. Devo esce a fare la spesa. Ma anche tipo ristoranti, delivery, robe così? No, quelli credo di no. Ah, meno male, sono salvo allora. Ok signori, tranquilli, sopravviverò. Forse. Grazie al mio amico McDonald's e piedineria, sopravviverò. Vivrò nel breve termine, nel lungo termine. Esatto, sopravviverò con una qualità di vita molto discutibile. Giulia, perché si chiama Monkey Island? Cioè ci sono le scimmie, sei una scimmia, che succede? So che è un'avventura grafica, so solo esatto. Quello. Esatto. Siete, sei Guybrush Threepwood. Ed è molto avventurosa come avventura? È bellissimo, veramente. È tipo vuoi elaborare? A scelte. Ma io ci ho giocato un sacco di anni fa, quindi ho paura di dire delle cazzate. Tu sei questo personaggio e ci sta la storia. E succedono cose, tu devi prendere le tue scelte, devi andare a parlare con le persone che ti dicono cose. Cosa? come tutti i videogiochi, tipo. Comunque prima ho detto vuoi elaborare, perché ti avevo detto Giulia, tu hai giocato a Monkey Island? Sì, bello. Silenzio. Ce ne vuoi parlare? Ah sì, è molto bello. Silenzio. Va bene. Monkey Flip Island. Però puoi mettere un attimo sul schermo il Monkey Flip? Sì, dai, why not? Comunque sì, sì. Per Monkey Flip. Poi cade e muore lì. Monkey Flip Compilation, cioè. Scusa, ma è tipo, ma cos'è? È un meme. È una serie di video sulle scimmie che fanno i salti mortali. Non c'è altro da sapere. Mi basta. Il nome dice tutto. Monkey Flip, tu guarda le emoji. Oh! Oh! Basta. Spero che vi abbia acculturato un po' di più. Wow, laggate così tanto ogni tanto che io non so neanche se siete intrattenimento per la sua, perché sentono soltanto. Parlo di Kisu, che più che altro, scusa Giulia, non ce l'ho con te. Che fa. Può capitare. Cosa? Cosa hai detto? Se hai detto qualcosa non l'abbiamo sentito, sappilo. Perché hai smesso di fare il super tuber? Ok. Ho smesso di fare il super tuber perché mi ero ampiamente rotto i coglioni. Sono una persona estremamente noiosa. Cerco di nasconderlo con citazioni e battute di merda, ma non mi riesco. Esatto, questo te l'ho detto anch'io. Chi usa troppo le citazioni di solito perché sta nascondendo la sua mancata comicità e quindi utilizza il lavoro degli altri per far ridere. A volte mi viene l'ansia perché penso che la gente che mi circonda si stancherà di me e mi butterà via. Potrei non star scherzando in questo momento. Ma torniamo alle risate. Allora, adesso Kisunke ci illustrerà quello che sa della lingua cinese. Perché Kisunke studia 8 ore al giorno e poi non passa gli esami. Io in realtà è da vari giorni che non studio cinese. Però un esame l'hai passato, quindi qualcosa ci lo saprai dire. Sono estremamente demotivato dal fatto che temo che imparare il cinese comunque non mi renderà più piacevole alle persone, quindi mi butteranno via. Che stavamo dicendo? Eccolo. Yeah.
Del Mori Alive! Occasione perfetta, Peo. Ho Del Mori Alive. È vero? Non ci credo. Dirà grazie a Electric Pio per il ride. E poi tra 4 settimane, quando finalmente riceverà il disegno, la... Ah, oh, ma tu eri quello del ride!